La sfida dell'autonomia esige parità di condizioni. Il Mezzogiorno non vuole essere al traino del Paese. Al contrario, intende essere protagonista del processo di riorganizzazione delle istituzioni sul territorio. Occorre però che da un lato si ripristini una verità storica, sia sulla quantità di risorse ricevute dallo Stato centrale, sia sulla qualità della spesa pubblica. E dall'altro lato occorre che il processo parta sin dall'inizio garantendo parità di condizioni tra i cittadini e le istituzioni territoriali che li rappresentano. Su queste basi, il Centro Studi e Documentazione dell'ANCI e la SVIMEZ hanno promosso un dibattito sul tema. Il regionalismo differenziato, autonomia o secessione? Pensavo fosse autonomia e invece era secessione. No, è una questione estremamente delicata, forse c'è anche una punta di autocritica, perché si arriva su questo tema con un certo ritardo, poi anche comprensibile, nel senso che ci eravamo tutti fermati sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, che sono il presupposto necessario. Nessuno aveva immaginato che si potesse introdurre all'interno di un percorso istituzionale una deviazione così traumatica, cioè che si procedesse a un percorso di autonomia istituzionale sui territori prescindendo da un principio di uguaglianza. Adesso questa cosa va corretta, al di là delle circostanze politiche, delle maggioranze, è una cosa che va corretta, esige di una posizione ferma, soprattutto da parte delle classi dirigenti del Mezzogiorno, non pelosa, e con parole che abbiano un significato. Va bene dire accettiamo la sfida, ma quando le regole della partita sono falsate, dire accettiamo la sfida significa non capire a quale sfida si va incontro.